Buonasera a tutti, questo è l'ultimo video che faccio oggi, per ora faccio più video data la situazione di emergenza che c'è. In questo video volevo fare delle osservazioni. Già ho detto che non sono d'accordo con la frutteria del ribelle, il suo incitamento alla rivolta sociale, ma sono d'accordo con la parola, ovvero rivolgere un appello ai politici. Il virus ha fatto molte morti, a Bergamo abbiamo visto le bare portate nei cimiteri, portati dai camion militari. Vediamo ogni giorno dei, diciamo, medici che combattono contro questa malattia e che sono morti anche. La malattia c'è ed è grave, è una pandemia. Le misure di contenimento per chi è malato sono necessarie. Ma ripeto, se si isolano i positivi, perché il resto della popolazione deve vivere in una situazione di disagio? Perché per ora, ripeto, io non mi posso lamentare perché ho un terreno, lavoro, ho anche la partita IVA di contadina in pratica. Domani pianterò delle cose qua dietro, ma chi non ha questo sfogo? Gli anziani che moriranno di solitudine e tristezza, non pensate a loro. Io non voglio contraddirmi, ovvero, secondo me sarebbe giusto uscire prendendo le dovute precauzioni. Per esempio, parchi e giardini pubblici, perché non vengono riaperti? Nella sura la luce del mattino, leggiamo per la luce del mattino, per la notte quando si addensa. Chi sta sempre chiuso tra quattro mura e non ha la possibilità di avere questo, e ora ve lo farò vedere perché forse non è chiaro, non ha la possibilità di avere questo. Mi spiegate che vita può fare? Cioè, si preserva dal virus, in poche parole, si preserva dal virus, però si rischia di impazzire. Quel terreno è tutto mio. In estensione, in fondo, di lato, io ne coltivo una parte, provo a coltivarlo tutto, ma è molto difficile, richiede tempo. Ho il tempo però anche di fare i video e sto scrivendo un libro su Giovanni Battista. Ma chi non ha questo? Io ho sentito, andando semplicemente al supermercato a fare la spesa, ho sentito o gente terrorizzata o gente esasperata. Io non sono né terrorizzata né esasperata, ma rifletto. Le mie riflessioni sono sulla gente che non vede la luce del sole, non vede il cielo. C'era una persona che diceva: meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Pecore, ci sono i video della frutteria Anna Ribelle che parlano in senso dispregiativo, non è questo. Noi dobbiamo sì obbedire al governo, ma non dobbiamo stare sempre rinchiusi tra quattro mura. Chi ha la possibilità, dice, è stato concesso di fare una passeggiata vicino casa. A me queste cose, io ho studiato la storia, mi ricorda tanto gli ebrei rinchiusi nei ghetti di Varsavia. Era iniziato tutto così e poi si è visto com'è finito. Io non vorrei vorrei che rinascesse la democrazia. Mi auguro che possano riaprire i parchi, i giardini. Bisogna contenere il virus, ma non a costo di un sacrificio eterno della libertà. Allah è il Dio di tutti, Allah è il compassionevole, il misericordioso, avrà misericordia di chi ha pietà delle persone. Il fedele musulmano si sottomette a Dio e anche al governo, ma una proposta si può fare. Riaprite i parchi, i giardini pubblici, evitate gli assembramenti, ma riapriteli, non potete chiudere per sempre una nazione. Dal Crislam, da una persona che vi vorrebbe proporre di leggere la sura, la luce del mattino, in nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, per la luce del mattino, per la notte quando si addensa.
E questo è il vero significato, la luce del mattino. Dio ha fatto il sole per l'uomo, le stelle per l'uomo, la natura per l'uomo. Non negategliele. Con questo è tutto, vi saluto.